dottor Mala, che farà un'operazione all'hard disk a cuore aperto con potentissimi strumenti di precisione che possiamo notare qui. Vedremo come funziona ZFS. ZFS è un file system che ha creato Sun Microsystem, che ha delle caratteristiche interessanti. La teoria sarà molto veloce, perché so che a voi non ne frega un cazzo, ma mi interessa che venga aperto l'hard disk. Quindi andrò molto velocemente nelle slide. Facendola in maniera veloce, quello che interessa al giorno d'oggi è il fatto che i file system richiedono delle partizioni, bisogna formattarli, alcune volte c'è una richiesta di file manager, quindi la possibilità di aggiungere e togliere dischi, journaling, e il fatto che devono essere controllati, quindi con l'FSCK. La possibilità di stringere e allargare le partizioni. Sono nati una barca di file system con varie tipologie, vantaggi e svantaggi, finché Sun Microsystem decise di creare un nuovo file system che si chiamava ZFS. Cos'è che è interessante? Intanto è un file system a 128 bit. Per cui può indirizzare praticamente, se collegate tutti gli hard disk di questo mondo, ancora lui riesce a tenerli. Il problema è trovare il controller che attacca tutti i cavi. Scusate. Riesce a fare 2L64 snapshot, insomma, diciamo che le capacità che ha il file system di gestire sia la grandezza di file di quanti file sono talmente sproporzionate che non userete mai non riuscite mai a saturare tutte le sue capacità. È troppo esagerato, infatti è sì. Anche qui gli 8 bit 64k, però dai, diciamo che per ora, comunque, scrivendo 1000 file al secondo impieghereste 9 anni per riempire il file system. 9.000 anni. Cosa ho detto? 9 anni. Ah, 9000 anni è la birra che mi ha dato lui prima. Allora, sostanzialmente vado avanti sulla parte che ZFS sostanzialmente vede i dischi come un'unica storage pool, per cui è possibile creare tutti i file system che ci stanno sopra. A differenza di altri file system, quando voi create il file system automaticamente viene montato. Esempio, se create il file system Pippo, automaticamente troverete barra Pippo. Dentro lo storage potete creare tutti i file system che volete voi, potete creare Pluto, Paperino, anzi non li uso perché sennò la Walt Disney vuole le royalties. Userò Mala, Mala 1, Mala 2, Mala 3. Ma a te costi meno. Quando create il file system, che è ZFS create nome, nome dello storage, nome del pool, nome del file system, automaticamente avete già il file system montato. Quindi andate dentro, se create la home utenti, quindi home, e ogni utente Fabio, Pippo, Pluto, Paperino, paghiamo le royalties, avrete automaticamente un file system che si chiama Pippo, un file system che si chiama Paperino e un file system che si chiama Pluto, montabile, smontabile. I vantaggi quali sono? I vantaggi stanno nel fatto che loro comunque vedono lo spazio di tutto lo storage pool, per cui se montate 40 giga e create una pool di 40 giga e ci create dentro 20 file system, tutti i 20 file system vedono i 40 giga. Potete limitarli se volete fare della quota, per cui potete dire questo file system, non so, Baron, barra Fabio vede solo 20 giga e lui vedrà solo 20 giga, però se poi domani dice ah io ne voglio 30, allargate la quota e ne vedrà 30. Non dovete né riformatare né dovete rifare il shrinking del disco, resize o niente. Lui automaticamente vedrà i 40 giga, cioè il pool viene visto sempre nell'interezza, in ogni file system, al di fuori che non andate a limitarli. Domande finora? Perché sto andando molto veloce. Altra cosa, tutte le operazioni sono atomiche, per cui a differenza di altri file system, quando andate a scrivere un file e poi andate a sovrascrivere, cioè aggiungete dei dati, questi dati vanno a sovrascrivere i blocchi. ZFS non fa così. Ogni volta la parte nuova sta su un blocco nuovo.
Quando il blocco è stato scritto, va a cambiare il puntamento dal vecchio al nuovo. Se in quell'istante manca la corrente, o sta nel vecchio o sta nel nuovo. Infatti non esiste il check del disco, non esistono programmi che fanno il check su ZFS, perché in un dato istante il sistema è sempre coerente, perché o è punta su un blocco vecchio e quindi al riavvio della macchina vi trovate il file non salvato, o sta puntando sul blocco nuovo, quindi il file system ha quel blocco nuovo salvato. Non ci sono le vie di mezzo, ogni operazione è atomica, quindi o è da una parte o è dall'altra. Si chiama copy and write. BRT, FS, Hammer, File System e tutte quelle cose usano questa tecnologia. L'interessante è che è uno stack in cui c'è un layer già NFS, Chiefs e Local che parla direttamente con ZFS, per cui nel caso usate, come in questo caso c'è Solaris, per creare ad esempio un export di un ZFS, si fa ZFS create pippo barra Pluto, pippo è lo storage, Pluto è il nuovo file system, e poi si fa ZFS share NFS uguale on pippo barra Pluto, e automaticamente è visibile in NFS. Dopo, se volete bloccare IP, ci sono delle funzioni aggiuntive, però è molto semplice da usare. Questo è quello che dicevo prima per il discorso del copy on write, per cui un blocco nuovo viene riscritto e modificato all'ultimo momento, per cui in un dato istante o sta puntando sul vecchio o sta puntando sulla parte nuova. Ogni blocco è fatto così, per cui è impossibile, mancando la corrente, che vengano persi i file. Quindi o ha salvato quello che avete fatto o non ha salvato quello che avete fatto, 1 o 0, che a me piace molto nella parte dei computer. Hanno fatto un test al CERN di Ginevra, dove hanno lanciato con vari RAID 3000 server. Non sto qua a spiegarvi i problemi del RAID 5. Il RAID 5 è un problema che, se viene spento in un momento in cui ha scritto i dati ma non ha scritto la parità, siete fregati, perché non succede niente finché non fa ricostruzione. Appena si rompe un hard disk e rimettete l'hard disk nuovo su un RAID 5 e incomincia a ricostruire e la parità è errata, vi scanna tutto, o una parte, o un pezzo di file, o un intero file system, dipende da cosa ha scazzato in quel momento. Sto usando un termine molto tecnico, scazzare, quindi se per caso non lo capite ditemelo che provvedo. Hanno fatto quindi una serie di server con vari RAID, compreso ZFS, e hanno cominciato a spegnere e accendere casualmente. Su ZFS sono stati fatti 2 milioni di down elettrici, quindi proprio spegnimento di brutto mentre stava scrivendo, e non hanno perso un bit. Attenzione che ogni blocco che viene scritto ha il checksum e ogni volta viene confrontato. Anche un RAID, come adesso vedremo, adesso c'è un RAID 1 che è già integrato nel file system. Lui ogni volta che va a leggere i blocchi li legge tutti e due e fa il checksum del disco. Se uno ha il checksum che non va, va a leggere l'altro automaticamente e tenta di correggerlo. Se non riesce a correggerlo, dà l'errore e fa il fault del disco, perché potrebbe essere stato solo un errore nella scrittura. Quello che ho appena detto, quindi nel caso lui fa il checksum e trova, questo qui è un mirror attuale, nel caso di un mirror attuale fa il check dell'errore, c'è l'errore, questo va al file system, va all'applicazione che gli dà che c'è un errore. Nel caso invece di ZFS, lui si accorge dell'errore, va a leggere il blocco sano, vede che è sano e va a riscrivere il blocco. Se ci riesce, che non ha problemi, lo va a riscrivere e automaticamente non ci sono problemi di fault. Quindi ZFS non ha problemi del famoso write all, che è quello che parlavamo prima del fatto che la parità non è stata scritta. Altra cosa interessante nel caso del RAID 5, che nel ZFS RAID Z, è il fatto che quando noi scriviamo su RAID 5 i blocchi sono di sono fissi. Quindi sui 5 abbiamo un RAID 5 da 5, un disco della, in realtà non è un disco della parità, i blocchi vengono scritti di grandezza fissa, non so, 64k. ZFS ha blocchi variabili da 4 a 128k e ogni blocco che scrive può scegliere lui la grandezza, quindi può esserci un RAID in cui su un disco scrive 4K, su un altro 64, su un altro 128, su un altro 37, 33, 32.
Questo è un vantaggio perché c'è pochissima perdita di memoria nel caso di file, nel caso dei file, faccio l'esempio, ogni file viene suddiviso in blocchi da 4K, se non ci sta, lui è in grado di fare, non so, un blocco da 128 e un blocco da 4 per far venire fuori 132. Nel caso di 4 dovrebbe scrivere n volte, quindi riesce a ottimizzare questa tipologia di dati. Altra cosa, poi finisco, di interessante è il fatto che si possono aggiungere i dischi. Io ho fatto una 5 con 5 dischi, io posso cominciare ad aggiungere i nuovi dischi, i nuovi file andranno a finire spalmati su quelli nuovi, quelli vecchi rimangono su quelli vecchi. Man mano, se andate a leggere e a riscrivere qualsiasi file, automaticamente andrà rispalmato su tutti. Domande finora? So che vi interessa che apre là, ma attendete, perché lui si sta concentrando, vedete come sta operando con questi arnesi di precisione che abbiamo fatto venire apposta al CERN di Ginevra, che non pensate. Abbiamo persino una matematica che è venuta a studiare il fatto di come deve essere aperto l'hard disk, perché non è una cosa semplice. Altra cosa, ZFS ha già i RAID 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, 32, 89 integrato, quindi diciamo che non vi servono RAID hardware. Prendete una macchina che ha 6 SATA, ci mettete 6 dischi e riuscite a fare un RAID, un NAS molto economico e molto funzionale. Ha gli snapshot, quindi permette di salvare. Cosa interessante degli snapshot è il fatto che se salvate 100 MB e il file cambia di 10 MB, lo snapshot consuma 10 MB. È interessante perché se fate un snapshot una settimana avete, però quando andate a leggere il file lo leggete interamente. Voi avete la visuale del file system perché c'è una directory speciale in cui quando entrate vedete tutti i snapshot e quando entrate nello snapshot vedete i file salvati. I file salvati sono nell'interezza, quindi li vedete nel com'era in quell'istante. Lo copiate fuori e avete il file com'era. Non so se avete visto la time machine di Mac, è uguale. Esatto. Il vantaggio è che non occupa lo spazio che c'è nell'altra parte. Se c'è la compressione integrata, l'encryption integrata, e c'è, non mi ricordo mai il nome, quando i dati sono uguali ne salva uno solo che è... Deduplica, bravo. Ha anche la deduplica dalla versione, io l'ho vista su Open Solari, scusate, su Solari 11. Quello che vedremo qua è su Solari 11 Express. Adesso basta, mi sono rotto le balle di parlare, per cui vediamo. Cosa vedremo qua? Io commuto il monitor. Questa qui è una Solaris 11 Express, che la licenza mi permette di fare test e di fare dimostrazioni. Questa è una dimostrazione di un test, quindi Oracle mi ringrazia di aver fatto pubblicità a quella merda di sistema, se non lo compravano e lo chiamavano Sun era meglio. Il Mala tenterà di aprire l'hard disk senza staccarlo, possibilmente. Infatti è caldo, il paziente è caldo, la temperatura è 37 gradi, pressione 20... 20 sì. Lo tenterà di aprire e con la sua pinzettina di precisione tenterà di prendere dei bit a caso. Aspetta. Che... Ah, cazzo, la tastiera. Chi è che ha una tastiera? Chi è che ha una tastiera USB? Se no io come cazzo entro qua? Aspetta, ce l'ho io wireless, te la stacco di là. Grazie. Nell'attesa, mentre... Non vuoi metterti... Perché io ho portato il camice di precisione. Allora, nell'attesa che arrivi la tastiera, perché devo scrivere la user e la password, dicevo, il Mala aprirà, ci sono 6 viti, quindi l'hard disk ha 6 vitelle. Aperte le 6 vitelle, l'hard disk si dovrebbe aprire, però secondo me qui dentro ce n'è un'altra. Ce n'è? Abbiamo un cacciavite di quelli piatti? Vabbè, la apri. Aperto l'hard disk, i fotografi fanno l'hard disk perché è bellissimo vedere un hard disk, grazie. Ah, a proposito, chi è che ha vinto? Chi è che ha baciato in fronte il Mala prima? Ah, lui ha vinto una birra perché ti ha baciato in fronte per primo. Io c'ero. Il bello è che lui stava dormendo e non capiva
non ha seguito il talk perché era di là che dormiva, per cui c'era un casino di gente che andava a baciarlo sulla fronte e non capiva il perché. La user è ESC, la password è ESC 2011, la password di root è ESC 2011, tanto non è collegata in rete, poi lo porto via, che cazzo me ne frega se vi ho detto la password. Allora, per vedere, cazzo ho scritto, scusate se parlo così tecnico però. Allora, prima cosa, zpool list vi mostra, cazzo scrivo, guarda che uguale se puoi mettere dall'altro lato, ce l'ho meglio, è intelligente, grazie del suggerimento. Allora, questo qui è 29 giga, in realtà è 80, però siccome alcuni hard disk da 80 non avevo problemi, avevo già fatto una prova di due marche diverse da 80, uno mi diceva è troppo piccolo e ora ho fatto 30 giga e così sono sicuro che ci stanno perché sono tutti da 80, perché sono, può fare anche più prove perché abbiamo altri pazienti lì dentro se qualcuno vuole fare qualche altro test. Sostanzialmente c'è Repul 1 che è il famoso root, diciamo, del file system, sono 23 giga, non c'è deduplica, quindi non sta facendo, ed è online. Se noi facciamo un zpool, i comandi per gestire il ZFS, i comandi sono due, zpool e ZFS. Zpool list, l'abbiamo visto, e non so perché lo riscrivo. Status, bene, perché devo ancora attaccare l'hard disk. In questo momento c'è un hard disk solo, che è C0D0S0, che è il disco che è qui dentro. Adesso, se per collegare il secondo hard disk, il nome rpool 1 C8D0S0 C9D0S0. No, è giusta. C0, aspetta che magari non c'è, abbiamo già rotto l'hard disk, C9D0, ok, in questo momento sta attaccando, sì, sta attaccando il disco e sta facendo il mirror. Una cosa interessante, se avete un disco da 80 giga in cui dentro ci sono 2 giga di dati e ci attaccate un 80 giga e gli fate quello che ho fatto io adesso su RAID 1, cioè create un RAID 1 su un controller normale, lui copierà byte per byte tutti gli 80 giga dall'altra parte, e se è un ZFS intelligente, perché ha sia il ZFS sia la gestione, copierà solo i dati, per cui non copierà, se adesso ci sono 2 giga copierà 2 giga. Infatti, se andiamo a vedere zpool status, lui lo chiama resilvering, comunque la ricostruzione, andrà a copiare al 15%, lui andrà a copiare i dati fino alla fine. Quali dati copierà? Solamente i 2 giga di dati, quindi copierà solo il file system dall'altra parte. Quindi la ricostruzione è molto più veloce che non se mettete, avete un tera di disco con 2 giga e mettete e fai creato un mirror che sta 2 anni per ricostruirlo tutto. Vediamo se fa veloce, sì dai. Secondo me potresti iniziare ad aprire piano piano. Ora, come potete notare, non trema le mani, è come se non avesse bevuto mai una birra in vita sua. In realtà ne ha bevute 52 questa notte. Potete notare come la lucidità, aspetta che gli asciughiamo un po' la fronte, che non una goccia potrebbe cadere e rovinare l'hard disk. Senti, silenziosi, cazzo, interessa la cagata di aprire un hard disk da acceso? No,
anche se mi metto col culo fuori a vedere tutte queste macchine fotografiche. Questo è vero porno. Esatto, questo era vero, altro che le donne nude. Se veniva una donna nuda qua, che gusto c'era? Prima dell'apertura aspettiamo la sincronizzazione. Ha finito. Per cui adesso il Mala... Hai aperto tutto? Io aprirei... Aprirà l'hard disk con delicatezza. Vedete che si vede che esperienza di operazioni ha, oltre 150 ore di operazioni a cuore aperto. E l'hard disk sta girando. Come possiamo? Possiamo generare un file? Vediamo che cazzo succede. Se io creo un file... Attenzione che se fate polvere entra, è una camera sterile questa, l'ho pulita tutta prima che... Come cazzo MK file? Non mi ricordo più il comando. Ah, faccio un find. Si muove? Vedete come tutti i file sono concentrati lì? Io andrei a toccare un starnuto. Com'è che potrebbe fare il Mala per distruggere l'hard disk? Guarda come si muove. Prova ad andare a prendere qualche bit. Che file ti interessa? ETC host barra ETC barra host. Dovrebbe essere lì più o meno. Riprova. Host. No, io andrei un po' più sul pesante. Già mi piace il rumorino, mi piace di più. Si è un po' incazzato, secondo me. Però mi piaceva, posso ricordare? Sì, sì. Potresti scrivere la scritta Mala, secondo me. Se ci riesci. Ora, teoricamente adesso è un po' incazzato perché stava leggendo da tutte e due, quindi a un certo punto dovrebbe staccarmi l'hard disk. Aspetta, io è la prima volta che lo provo, prima che apro tutti gli hard disk ogni volta per voi per fare il test, è la prima volta. Quindi a un certo punto dovrebbe incazzarsi, dovrebbe mollarmi fuori. Il sistema non è andato in panic, per cui io teoricamente è andato in crash completo, però funziona benissimo. Esatto. No, l'ho fatto l'altra volta, in realtà non è successo niente, però evidente il Mala non è... Esatto, ripristina. Però vediamo cosa succede riavviando. Ah no, comincia a incazzarsi, dice i comandi non funzionano più. Dai, un buon segno. Il kernel è ancora vivo. Sì sì, risponde, dai. Così fa prima, si accorge prima. No, non si è sputtanato, al massimo riavviamo. Ma scusa, se lo sposti a mano... Ma vaffanculo! È un po' arrabbiato. Che mi ridia il prompt. Oh, chissà che cazzo ho premuto dopo. Vabbè, aspettiamo che torni. Comunque il disco l'ha buttato fuori. Diciamo che questo è un controller singolo sul... Quando avete i SATA un po' più di una scheda madre un po' più seria, lo butta fuori.
fisicamente. Io adesso facciamo una cosa dei... Neanche lo riattacco così si rompe il cazzo, secondo me. Vabbè, non è che vi mostravo che comunque ZFS mi ha sputato fuori quello lì e io di solito faccio le prove staccando di brutto. Non so cosa ho fatto riattaccandolo, ho fatto bene o ho fatto male, ma secondo me forse era meglio tenerlo staccato. Gira però, funziona. È come mettere un coso a mano. Oh. Mi dice che ha qualche problema, infatti se faccio status mi dice che ha avuto troppi errori. La cosa interessante, io non so se funziona però ci proviamo, è che come sono hard disk rotti, comunque, non è che vi ho messo su... Io potrei dire... È morto, mi dispiace. E potrei dire... Proviamo che cazzo succede se ne attacchiamo un altro. Povero. Allora... È attaccato? Cazzo, l'ho già visto. Ho riattaccato l'hard disk. Attenzione, non so se funziona perché c'è scritto controllare, quindi evidentemente potrebbe avere problemi. Io non li ho controllati tutti. Riattaccato l'hard disk, lui dovrebbe ripartire con il mirroring. Quindi status. Sta facendo receivering. Perché c'è ancora questo? Perché io non l'ho tolto. Poi quando faccio la cancellazione degli errori lui va via e ritorna. E io ho rifatto, non ho spento la macchina, il sistema è rimasto... Abbiamo fatto qualcosa che è un po' esagerato nella normalità. Però abbiamo attaccato, e anche la scheda madre non è l'ideale perché ha il controller singolo con doppio canale, per cui quando sente un problema da una parte lo sente... diciamo che le schede madre da adesso non sono così, quindi sentono meno il problema quando un hard disk va in fault. Però abbiamo staccato, attaccato al volo, queste cose qui, fino a che facciamo qua come cazzate, funzionano sempre. Se era il massimo server con 8 milioni di dati che ci servivano, non funzionava una sega, questo è garantito. Però diciamo che tecnicamente in teoria funziona. Lui adesso sta ricostruendo, è arrivato già al 26%, io volendo posso staccare l'hard disk o rifare la stessa operazione, che non so se il male voglia rifarla. La sta rifacendo e quindi appena finito rifaremo l'altra prova, vediamo se stavolta è un po' più... Ma secondo... se succede qualcosa mentre sta scrivendo... Ah, lo butta fuori, adesso lo fai subito mentre sta finendo di fare il resilvering. Dai Mala, sei lento cazzo, vediamo intanto nel frattempo perché il Mala è multitasking, vedremo i riflessi del ginocchio del Mala mentre... Ci sono domande nel frattempo riguardo ZFS? A parte le cagate del male? Io sto facendo dei test con RAID 1. Sì. Sì, perché RAID 5, a mettere lui con 5 hard disk ad aprirli era un po' esagerato e costoso. No, c'è già lui. Dimmi. Volume expansion. Sì? Tu aggiungi l'hard disk e lo aggiungi, lui lo vede allo spazio, come volume manager, lui ha volume manager, che bello questo, molto più fine, ma io un starnuto, aspetta che faccio un find che mi piace vedere l'hard disk che gira per... che i dati sono tutti là purtroppo, l'acqua mi va in corto... Prova. Rimbalza. Questa è la prima volta che cazzo la spara via. È la più veloce l'acqua. Mettila vicino al bracciale. Ne vogliamo un po' di più.
È che se non fai find è meglio. Oh, oh, oh. Fuma! No, no, è l'acqua che la spara via. Sta lavorando via l'acqua. Mi spara via l'acqua? Perché è autospurgante l'hard disk. Possibilmente non dovrebbe andarmi in corto, perché sennò mi si spegne la macchina e il test non funziona più. No, ma gliel'ho detto prima, non ah. Ah, ZFS in questo momento è su Solaris, Open Solaris, FreeBSD. BRTFS, AmberFS, sono tutta un tentativo di copiare. Tentativo, è la copia di questo. Stessa teoria, stesse. L'unica differenza sostanziale è che sono un po' più indietro rispetto a questo, nel senso che alcune funzioni non sono rifatte. BRTFE. È un però come nebulizzatore l'hard disk. Ora, come potete vedere, comunque lui vabbè, ci piega un po' per capire che l'hard disk sta nuotando in acque in acque profonde, però si sta. Poi non emetto altri hard disk perché penso che abbiate capito che funziona. L'anno prossimo lo facciamo con la pipì. Ma se vuoi farlo con la pipì adesso non c'è problema. Sì. Così capisce che non c'è l'hard disk, perché sennò tenta comunque di leggere. Oh, lui mi dice mi sono rotto i coglioni, c'ho acqua, vedete fra poco arriveranno anche i pesci. Sì, ormai è staccato. Ora, per fare, infatti pool è piscina. I comandi, dicevo prima, sono due, uno è zpool e uno è zfs. Zpool serve per gestire il pool, zfs dalla formattazione. Zfs create nome del pool barra nome del file system, crea il file system. Delete, zfs snapshot nome del pool nome del file system, mi fa lo snapshot di quell'istante. Vabbè, adesso vedrà che... Ci sono domande nel frattempo? Comunque vedete che funziona, dovete solo attendere che vada in... Cosa? Sì, inoltre sono, come dicevo prima, sono variabili da 4 a 128k, scegli lui ogni volta. Se tu fai un file da 32k ti fa un blocco da 32k, come x blocchi da... Di solito tende a farne uno da 32. Ma tu cosa intendi per allocazione dinamica? Vengono creati con le tabelle con gli iNode. Perché ad esempio in XD vengono create le tabelle come il file system e poi vengono riempite, invece in XFS vengono create in nuovo. No, allora lui lavora molto in RAM. Infatti una cosa che posso consigliarvi, vedete che adesso lui dà errore. Ah, vabbè, io non ho staccato l'hard disk prima di riattaccarlo. Una cosa che usa molto, diciamo relativamente a un difetto, è che usa molto la RAM, la usa per crashare, diciamo, i metadati, non tanto i dati, perché i dati sono a scrittura diretta, per cui lavora molto con la RAM ed è molto veloce per la gestione, per quello che dicevi te degli node, perché è tutto creato in RAM, poi viene fatta la scrittura è come si dice? Atomica, per cui o è scritto o non è scritto. Diciamo che io ho un NFS server fatto con ZFS e ha 12 giga di RAM, non la usa tutta, ha il vantaggio che tutti i metadati stanno in RAM ed è molto più veloce quando scrive, specie anche NFS la usa.
Per fare un flash server casalingo ha un giga di RAM. Già, diciamo che parte da un giga di RAM. Da un giga di RAM, beh, dipende cosa fai. Un giga di RAM incomincia. Considerato che 2 giga di RAM costano 13 euro. Sì, ormai. È ovvio ormai. Ah, dicevo prima, per creare un file system ZFS. Create. Se io adesso vado sul file system, vedo Pippo dove MNO. Dove cazzo è? Sì, scusa. Sì, ma è Redpool. Pippo. Il questo. Sono tutti file system. Come vedete, gli utenti usano home-esc, usano il file system. Si può fare il file system che sia montato anche da un'altra parte. Non è detto che ogni volta che create un file system questo deve essere montato per forza con il nome, ma potete esportarlo e montarlo da un'altra parte. Esatto, glielo dici quando fai Z. Se io adesso volessi esportare quella home, quella Pippo, e farla in diventare esportabile in NFS, ZFS set share NFS uguale on, e gli metto rpool 1 barra Pippo. Adesso questa è esportabile in NFS, quindi se io faccio share, che è il comando, io lo vedo ed è esportabile, quindi se fate un mount lo vede. Se voglio zipparla, non mi ricordo. Gzip. Ma vaffanculo. Non mi ricordo, comunque c'è l'opzione e l'opzione, gli mettete quale tipo di opzione che volete e il file system diventa zippato. Attenzione che vale solo per quel file system. Se togliete la compressione, in quel momento non comprime più. Quello che prima era compresso rimane compresso. Finché non leggete un file o riscrivete, lui rimane compresso. Perché giustamente l'avete tolta. Se volete la deduplica, mi pare che si chiami dedup. E adesso la deduplica, vuol dire che se scrivete due blocchi che sono uguali, lui ne scrive uno solo e sa che puntano sui due, quindi avete un risparmio. Diciamo che lo si vede molto se avete molte virtuali che sono tutte dello stesso tipo. Se avete 50 Debian virtuali risparmiate molto spazio, perché tutte della stessa versione, perché lo spazio occupato, i blocchi sono molto uguali, diciamo, per la parte kernel e file system. Allora, lui la in scrittura è immediato. Ah, certo, rimane in RAM della virtuale. Ma questo è un problema di tutte le macchine, non c'è niente da fare. AES, ce ne sono vari. Puoi scegliere anche. File system è un'estensione del pool. Il pool è l'insieme degli dischi. ZFS ti fa la partizione e ti dà le funzioni che riguardano la partizione. Diciamo che chiama la partizione. In realtà viene visto tutto. Se io faccio un ZFS list, questi qua sono tutti file system, è come la barra var, quando le barra che la mettete su una partizione diversa. In realtà, se voi andate a vedere, vedete che l'occupazione del disco è sempre uguale. Se io voglio invece limitare, per esempio, questo Pippo, rpool 1 set quota uguale 20 mega, rpool 1 barra Pippo, e lui vedrà 20 mega. Sì. All'interno del pool. Okay. Che pool e file system è tutto nella stessa
È fatto a livello logico, nel senso che tu il pool lo vedi come insieme dei dischi, il file system invece diciamo è la formattazione, come vengono salvati i dati, il pool invece è la gestione dei dischi nell'insieme. Quindi diciamo che diciamo, la parte RAID è il pool che la fa, la parte di registrazione dei dati è ZFS che la fa. Questa è la due differenza. Il RPool è come il volume manager. ZFS è come X2, X3, sono queste. Qua è tutto integrato, hanno solo due comandi, però in realtà è tutto integrato nella stessa. Per darvi l'idea delle funzionalità su Solaris, la cosa interessante sono gli snapshot, per cui Solaris quando si aggiorna, prima fa lo snapshot, si aggiorna e rifà la ripartenza. Se qualcosa non è andato bene, voi potete partire sullo snapshot precedente, per cui avete tutti i file. Questo lo potete fare ad esempio anche un aggiornamento di file semplici, aggiornate il programma, non è tornato, tornate indietro sullo snapshot. È molto vantaggioso perché quando andate a fare l'upgrade del kernel, se qualcosa non va, voi siete in grado di tornare alla. Sono usate come NAS e non ho